Perché mi si solleva il gel dalle unghie? Ma le punte della fresa entrano in tutte le frese? Cioè sono universali? Ma la lampada veramente causa tumori alla pelle e abbronza? Queste sono solo alcune delle domande che ricevo ogni giorno nel mio direct di Instagram. Vi potrà sembrare strano, ma nonostante online si trovino tantissimi contenuti e tantissime risposte, ma soprattutto esistono centinaia di corsi per le unghie, ho l'impressione che le ragazze abbiano sempre bisogno di risposte alle domande più banali. Online vedete unghie da competizione, vedete nail art stratosferiche, ma poi mancano sempre le basi. Ed è proprio per questo che oggi risponderò a tutti i vostri messaggi in direct e vi toglierò ogni dubbio. Siete pronte? Rullo di tamburi? Partiamo! Innanzitutto la domanda del secolo: perché mi si solleva il gel? Adesso vi rispondo a questa domanda con un'altra domanda. Io in realtà non posso sapere perché si solleva il gel, e sapete perché? Perché tutte le volte che si solleva il gel a me o a qualcun altro cerco di indagare e di capire effettivamente perché potrebbe sollevarsi, ma fondamentalmente non conosceremo mai la vera risposta al 100%. Questo perché quando noi andiamo a fare una copertura in gel dobbiamo innanzitutto capire: abbiamo preparato perfettamente la lamina ungueale? Che cosa significa preparare veramente la lamina ungueale? Cioè abbiamo opacizzato con una lima con grana 180 la lamina dell'unghia completamente? Ok, se sì, allora andiamo avanti con le domande. Hai spinto bene la cuticola fino a distaccare e sollevarla da tutta la lamina ungueale? Se sì, andiamo avanti con la prossima domanda. Hai pulito perfettamente i valli laterale e vallo prossimale con le varie punte della fresa fino ad ottenere una manicure veramente perfetta? Se sì, allora passiamo alla prossima domanda. Hai sgrassato bene l'unghia e hai rimosso residui di grassi e di polvere dalla superficie dell'unghia e della pelle circostante? Perché questa è una delle cause dei sollevamenti. Ma qualsiasi passaggio che ti sto dicendo fino ad ora è tutto causa di sollevamenti se non fatto correttamente. A questo punto, se la tua risposta è sì, allora continuiamo con le domande. Hai posizionato nel prep primer e base di adesione massaggiando bene l'unghia prima di stendere qualsiasi tipo di prodotto, che sia in gel, in semipermanente, rinforzato o classico, o una qualsiasi ricostruzione con acrigel o acrilico? Se sì, allora passiamo di nuovo alla prossima domanda. Quando hai steso il prodotto, sei stata attenta a non colare intorno alla pelle e quindi il prodotto non ha toccato neanche un po' la pelle, ma è stato steso precisamente nel perimetro della cuticola? Se sì, allora io passerei alla prossima domanda. Quando hai steso il prodotto, hai fatto il rinforzo con il semipermanente o con il gel o con l'acrilico o acrigel, la tua struttura rispettava tutti i parametri della forma perfetta? Ovvero non aveva avvallamenti, non aveva nessun tipo di problematica, la bombatura si trovava a un terzo della lunghezza? Se sì, allora passo all'ultimissima domanda. Quando hai steso il top coat, ti è colato qualcosa nel perimetro dei valli laterali e prossimale? Se tu pensi di aver eseguito un lavoro veramente perfetto, certosino, in tutti questi passaggi di cui ti ho fatto le domande, allora a questo punto le domande comincio a rivolgerle alla cliente. Che cosa hai fatto nell'arco di queste settimane con le mani? Hai lavato i piatti? Hai usato i guanti quando hai fatto le pulizie in casa? Hai scavato la terra? Sei andata al mare, in piscina, dei posti particolarmente caldo umidi? Hai utilizzato qualche solvente? Se la sua risposta è no, allora l'altra domanda è: prendi dei farmaci? Prendi qualcosa che crea disturbo e squilibrio ormonale? Molto spesso alcune persone, alcune donne, prendono proprio dei farmaci specifici, ad esempio per la tiroide o per qualsiasi altro tipo di patologia. Questi farmaci ovviamente vanno in un qualche modo a creare uno squilibrio o un equilibrio ormonale, ma proprio la patologia in sé che lei può avere può causare questo tipo di sollevamenti. Se la sua risposta è no, allora le facciamo un'altra domanda. Sei allergica a qualche prodotto? Soffri di qualche patologia in particolare che io dovrei sapere? Come ad esempio una psoriasi, un diabete, una dermatite, qualcosa che io ad occhio nudo non posso vedere ma che tu hai e io non so? Una volta che avete fatto tutte queste domande e avete dato la risposta a tutte queste domande, sono sicura che troverete la risposta alla domanda perché il gel si solleva. Ma né io né nessun altro potrà mai saperlo. E adesso vi rispondo a questa domanda. E cioè, le punte sono universali? Possono andare bene per tutti i tipi di fresa? Ma certo che sì, tutte le punte sono universali, hanno il gambo che entra in tutti i tipi di fresa. Se voi avete delle frese strane in cui queste punte non entrano, cambiate fresa perché probabilmente avete fatto un acquisto che non dovevate fare. E adesso vi rispondo a quest'altra domanda. Ma la lampada UV abbronza e può causare tumori alla pelle? A dire il vero, la lampada UV per adesso scientificamente nessuno ha ancora constatato
un'associazione tra luce UV della lampada e tumori della pelle. Questo semplicemente perché il raggio UV che viene trasmesso dalla lampada è molto debole, tanto debole da non poter nemmeno arrivare lontanamente a dare una leggera abbronzatura alla vostra pelle. Quindi voi potreste tenere la vostra mano anche per tutta la vita all'interno di una lampada che non riuscirete ad abbronzarvi e tantomeno riuscirete ad avere chissà qualche problematica alla pelle. Però c'è un ma, ovvero cosa noi conosciamo delle light blue, cioè le famosissime luci blu. Sapete benissimo che qualsiasi tipo di luce, di illuminazione, ma soprattutto le luci blu, sono dannose per la nostra pelle. Tant'è che anche per i nostri occhi spesso acquistiamo degli occhiali contro la luce blu. Questo per il semplice fatto che aumenta le probabilità di invecchiamento. Questo significa che fondamentalmente dovremmo proteggerci da qualsiasi tipo di illuminazione, perché qualsiasi tipo di illuminazione, anche la nostra semplice luce di casa, provoca un invecchiamento precoce. Però noi di certo non possiamo vivere al buio e non possiamo neanche utilizzare una protezione contro le luci di casa, ma possiamo utilizzare anche delle protezioni contro le luci blu. E la luce UV della lampada fa proprio parte delle luci blu. Nonostante sia lo stesso raggio emesso dal sole, che però è una palla infuocata, diciamola così, in questo caso non è altro che lo stesso raggio ripreso con una potenza molto molto debole. Quindi se volete, quando andate a fare la manicure, potete chiedere di mettervi dei guanti protettivi o una crema solare, ma questo assolutamente non andrà ad aiutare la pelle a rimanere più giovane o evitare le macchie, proprio perché la potenza di questa luce è veramente molto molto bassa. Un'altra domanda che mi fate molto spesso è proprio questa: quale gel posso usare per ricostruirmi le unghie? Ma prima di rispondervi a questa domanda, sono sicura che se stai guardando ancora questo video, significa che non ti senti pronta al 100% di avere tutte le conoscenze nel mondo della manicure. Proprio per questo ti invito ad iscriverti a uno dei miei corsi, come il Manicure Master, il Gel Master o il Pedicure Master, per poter approfondire, migliorare il tuo livello come Unicotecnica. Ma soprattutto, se cominci da zero, avrai la possibilità di imparare tutto anche se non hai mai tenuto una lima in mano. Insomma, io il link per iscriverti te lo lascio qui sotto e spero di vederti a uno dei miei corsi. Qual è la risposta a quale gel mi può servire per ricostruire le mie unghie? I gel sono tantissimi. I gel possono essere monofasici, bifasici e trifasici. Ne esistono di infiniti brand, di infinite qualità, ma il mio consiglio, qualsiasi brand tu vada ad acquistare e se sei alle prime armi, è quello di utilizzare un gel monofasico autolivellante a bassa viscosità. Questo ti permetterà di lavorare molto velocemente e in maniera precisa con qualsiasi tipo di ricostruzione. Ma se posso consigliarti qualche prodotto, ti consiglio il gel costruttore autolivellante di Delka, il gel costruttore autolivellante di Valerie, oppure le basi rinforzate sempre di Gellica, Delka o Valerie. E tutti questi prodotti li puoi trovare nel mio negozio che si chiama Gellica.it. Quindi che cosa aspetti? Vai nella pagina del negozio e fammi sapere qual è il tuo preferito. Bye bye e ci vediamo al prossimo video per altri consigli nails.